Santo Bolognesi, coordinatore Opta Brescia. Il motivo per il quale ci troviamo qui? Ci troviamo qui per parlare... Innanzitutto spieghiamo ai nostri amici Opta cosa significa. Opta è l'organismo paritetico territoriale degli artigiani. Si occupa di sicurezza dei luoghi di lavoro, si occupa anche di dare del welfare integrativo ai dipendenti dell'associazione artigiani ed è un organismo che è composto pariteticamente fra le organizzazioni sindacali, in questo caso CGIL, CISL e UIL, e le associazioni artigiane maggiormente rappresentative. L'organismo paritetico è la provinciale, è un'emanazione dell'organismo paritetico della bilateralità nazionale e regionale. Si occupa appunto di formazione, si occupa di tutela della salute dei luoghi di lavoro tramite gli RLST, che sono i rappresentanti lavoratori per la sicurezza. Quindi parliamo di sicurezza sul lavoro. Quindi parliamo di sicurezza soprattutto di formazione e parliamo di sicurezza perché è di formazione sulla sicurezza. Parliamo di sicurezza perché, come purtroppo capita, troppo spesso ci sono infortuni sul lavoro mortali. La nostra provincia purtroppo tiene anche dei tristi primati in questo settore. Noi tramite questo organismo paritetico, questo Opta, con i nostri RLST che sono sul territorio, per cui noi abbiamo questi quindi nostri... Quindi seguita molto sul territorio. Molto sul territorio, sì, ne abbiamo tre in Valle Camonica e tre che seguono la zona della città e la Bassa Bresciana. Ognuno di questi ha un certo numero di imprese nel suo carnet, diciamo, che vengono visitate, d'accordo con l'organizzazione dei datori di lavoro, vengono visitate periodicamente per vedere che tutte le norme di sicurezza siano rispettate. E in più Opta si occupa anche di fare formazione sulla sicurezza, ma non solo, e un aspetto importante si occupa anche di fornire tramite UILA, che è un'associazione regionale, del welfare integrativo, che fanno integrazione con, per esempio, sulle dotazioni, anche sui denti per dire, ma anche sugli occhiali, su una serie di prestazioni mediche che purtroppo rischierebbero di essere, altrimenti rischierebbero di essere a carico, bravissimo, e invece vengono finanziate da questo organismo. Quindi è un organismo che è molto vicino al lavoratore, sì. All'azienda sì, ma soprattutto anche al lavoratore per i termini di sicurezza. Sì, cerchiamo di romperci questo equilibrio, perché l'equilibrio esatto, fra bella, datori di lavoro e imprese e sindacato, cioè deve essere calibrato, nel senso che i nostri RLST non entrano nelle imprese con modi intimidatori e quant'altro, ma solo come, tra virgolette, consulente per esatto, ottimizzare. Neanche controllo, diciamo consulenza soprattutto. Sì, controllo e consulenza. Controllo e consulenza perché per far sì che accadano, si tolgano le fonti di rischio per chi lavora in quelle aziende, sono tutte aziende piccole, sotto i 15 sì, dipendenti, esatto. Esatto, che è un po' il marker, il cuore della nostra economia, Lombardia e Brescia, sappiamo quanto può valere e quanto vale. Ecco. Una domanda per concludere, si parla di controllo giustamente e l'osservanza da parte delle aziende, delle piccole aziende, negli sistemi di sicurezza. Ma spesse volte sono gli operai che non applicano questi controlli di DPI, sì, questa è una bella domanda che andrebbe fatta più col mio collega che passeggia, che lui rappresenta le aziende artigiane. Io allora, rappresento io... il sindacato, però rispondo uguale, non è un problema. È vero quello che la domanda è vera, purtroppo troppe volte anche da parte dei lavoratori c'è superficialità. Noi cerchiamo tramite con i nostri RST di evitare questa troppa sicurezza che a volte porta a infortuni mortali. Cioè, sì, io ho sempre camminato sui tetti senza agganciarmi alla linea di vita perché ho sette vite come i gatti, però poi quando succede l'evento sono alla settima, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto di essermi già giocato con le precedenti. Ecco, noi cerchiamo di inculcare così il principio. E questa iniziativa che noi andiamo a fare è rivolta soprattutto agli studenti. Noi abbiamo coinvolto tre classi delle superiori, una dell'ITIS, una dell'Istituto per Geometri e una del Fortuny. Siamo già andati a parlare con questi ragazzi e facciamo un progetto che parte da oggi fino al 2020, proprio per cominciare, per chi andrà nel mondo del lavoro
nel prossimo futuro a capire l'importanza della prevenzione degli infortuni, perché so, usciti dalla scuola, immessi nel mondo del lavoro, rischiano di essere maggiormente a rischio. Siccome sarà la nostra futura classe dirigente, se partiamo dai giovani, questo è il progetto nostro, coinvolgimento delle scuole, se partiamo dai giovani pensiamo di riuscire anche a diminuire il numero di questi infortuni. La ringrazio e ci sentiremo per la conferenza. Va bene. Allora, io sono Giuseppe Maggio, sono il coordinatore occulta per la parte datoriale. La signora Adele De Prisco, parte sindacale, la signora Patrizia Palandi, parte datoriale, la signora Antonella Confartigianato. Patrizia chi? Io, Palandi. Palandi, Confartigianato. La signora Antonella Albanese, parte sindacale, rispettivamente la signora Albanese per la CISL, CGL, chiedo scusa, e per la CISL la signora De Prisco. Io per lui. E lui per lui. Poi abbiamo, è appena arrivato, Andrea Corezzola, parte datoriale di Associazione Artigiani. È l'unico che manca in questo momento, è Guido, ma sta arrivando Guido Cazzanica, componente parte datoriale CNA. Per l'OPT ancora qui abbiamo invece il rappresentante per quanto riguarda la parte datoriale, dottor Giuseppe Maggio. Sì, esatto. Allora, il motivo per questa conferenza? Beh, il motivo è quello di presentare un progetto che sarà avviato nei prossimi mesi. Comincerà ufficialmente verso il mese di febbraio, vediamo un attimo, del 2020, per concludersi a novembre del 2020. Un progetto che coinvolge gli studenti delle scuole superiori. È chiaro che non potevamo permetterci di più, abbiamo coinvolto tre scolaresche, una dell'ITIS Castelli, una del Tartaglia e una del Fortuny, esatto, proprio perché uno degli scopi istituzionali dell'OPT è quello di promuovere e divulgare la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Allora abbiamo pensato ai giovani, chi meglio di loro, che a breve entreranno il futuro. Esatto, nel mondo del lavoro, e quindi abbiamo detto proviamo un progetto sperimentale, ripeto, perché non abbiamo mai affrontato una cosa del genere, abbiamo cominciato con poche scolaresche, diciamo. Ecco, l'importante è coinvolgere e informarli proprio su questo e portare a loro i termini di sicurezza che si affrontano domani in azienda. Esatto. Si parlava di termini di sicurezza posti da parte delle aziende che corrispondono ai canoni attuali, però spesse volte, chiedevo anche al suo collega, spesse volte è l'operaio che è un po' distratto, cioè a indossare o utilizzare questi termini di sicurezza. Beh, sicuramente facendo un parallelo col calcio, diciamo, si vince e si perde insieme, cioè è chiaro che tutti dobbiamo andare verso una direzione, remare verso dalla stessa parte, le regole devono essere rispettate da tutti a prescindere, diciamo, ma ognuno, da che parte uno, esatto, cioè è chiaro, l'obiettivo è quello chiaramente di andare a lavorare la mattina e tornarci, in grazia di Dio, a casa la sera, ecco. E questo è l'obiettivo, poi ognuno per quanto di sua competenza poi chiaramente deve fare il suo, insomma. E quindi questa unione funziona benissimo perché è andato in vie parallele, ma sempre bene, almeno. Esatto. No, per questo non c'è nessun problema, visto l'obiettivo importante comune. Ecco, l'obiettivo da perseguire è quello da raggiungere, fino a questo momento esatto, ci siamo. Grazie. Prego. Vorrei aggiungere che l'organismo paritetico territoriale dell'artigianato di Brescia ha anche, attraverso questo progetto, l'obiettivo di farsi conoscere e quindi di far, diciamo, trasmettere questo messaggio che ci siamo, cioè c'è un organismo paritetico per l'artigianato, far capire anche da chi è composto, come funziona, quali sono i compiti istituzionalmente previsti, e quindi trasmettere anche un messaggio conoscitivo agi studenti che saranno futuri lavoratori, probabilmente di aziende artigiane, anche no, però comunque vivono in famiglia, quindi hanno una rete sociale di amicizie, quindi diciamo possono trasmettere questa conoscenza. Lavoratori di lavoro, sia i lavoratori
sia il medico competente, tutte le figure della prevenzione, compresi i lavoratori di queste aziende. Però quest'anno abbiamo detto qualcosa di più, forse bisogna partire proprio dai giovani, perché guardate, abbiamo nei primi 10 mesi di quest'anno 30 morti sul lavoro, ed è una cosa veramente mai raggiunta, forse, se non negli anni scorsi, 30 morti sul lavoro. Quindi bisognava capire e ampliare un po' questa grande strage, cioè far capire a tutti che questa strage non può più continuare. Brescia 30. E abbiamo quasi 1000 poco meno sì, infortuni mortali. Più o meno gravi, mortali a livello nazionale. L'anno scorso erano stati 1200, infatti nel mio intervento i ragazzi farò vedere questo.